Buonasera a tutti, amici, amiche e anche componenti della squadra Jessica Fletcher. È un vero piacere per me partecipare anche un po' così, diciamo, indirettamente alla vostra pizzata di stasera, ma ci tenevo a ringraziare la giuria per il premio che mi hanno conferito come forestiero della caccia al tesoro. E in realtà questo mi dà anche l'opportunità di chiarire una cosa, ovvero che è tanti anni che io partecipo alle cacce al tesoro con il solo scopo di vincere questo premio. Ed è molto importante per me che finalmente quest'anno ci sia stata una giuria, un'organizzazione che abbia istituito questo premio. E così. Quindi grazie giuria. Ok, scherzi a parte, mi preme dal più profondo del cuore sottolineare quanto questa edizione sia stata veramente bella, ben organizzata e, come già ribadito a più voci, anche nell'immediato post caccia al tesoro, organizzata bene nonostante il breve tempo a disposizione. Questo, dal mio personalissimo punto di vista, va oltre a, come dire, all'aspetto del gioco, ma anche nella cura dei dettagli. Non vi siete assolutamente risparmiati e anzi, ripeto, sempre rapportato al tempo a disposizione, avete fatto qualcosa che è assolutamente incredibile. Bene, ora, con la pizzata in qualche modo si chiude il cerchio, anche se poi in realtà non è così, della nona edizione e siamo già tutti proiettati per la decima, che, come già anticipato da Roby, cioè farò parte del gruppo organizzatore. Fra l'altro, per questa cosa Roberto è riuscito a vincere il premio spoiler dell'anno 2018 già al 30 dicembre 2017, che voglio dire, non è da tutti i giorni e non è da tutti soprattutto. Comunque, due piccole anticipazioni, probabilmente date quasi certe 29 e 30 dicembre 2018, sabato domenica, quindi format diciamo classico, sulla falsariga delle 36 ore. E seconda anticipazione, ci saranno penso molte molte novità. Una cosa particolare di questa edizione è che, essendo stata così ben riuscita, ci carica in qualche modo di una grande responsabilità e di una voglia di far bene che chiaramente non è mai mancata, ma ancora di più quest'anno sarà forte e presente nel gruppo che organizza. Inutile dirvi che ce la metteremo tutta e speriamo vivamente che l'anno prossimo ci sia una partecipazione ancora più numerosa di quest'anno. Che altro dirvi? Se avete già mangiato, spero di non aver interrotto i vostri convenevoli post cena. Se invece dovete ancora mangiare, vi auguro buon appetito. E niente, buona cata a tutti. Ciao!